Quando ci siamo sentiti per questa intervista sei stato un fiume in piena. IMU, mancata raccolta della spazzatura ed altro. Che l'altro poi lo affronteremo alla fine di questa intervista, così lasciamo un po' di suspense in chi vedrà il video. Da dove vuoi incominciare? Beh, anzitutto mi preme molto, come ho già spiegato a te quando ti ho chiamato per realizzare questa mia breve esposizione pubblica. Mi preme molto evidenziare una questione molto importante, una problematica che mi è sembrato sia stata trattata con troppa comoda superficialità nello scorso consiglio comunale, una seduta nella quale tu che c'eri e i cittadini che hanno potuto osservare si ricorderanno che è stata molto accesa, perché su alcuni punti, uno di questi fu l'IMU, la vecchia ICI, io con altri consiglieri comunali abbiamo battuto i pugni per l'aumento di quest'ultima. In particolare, noi criticavamo la promessa mancata del sindaco Tarasco di non far gravare l'aliquota sulla prima casa, sostanzialmente sarebbe rimasta dello 0,20, come aveva paventato In campagna in campagna elettorale. elettorale Tarasco, mentre l'aliquota sulla prima abitazione è aumentata del doppio di quanto era stato promesso, dello 0,40. E quella sulla seconda abitazione è aumentata dello 0,30. Lasciamo stare quella sui terreni agricoli, perché su questa il gruppo consiliare di Palagiano nel Cuore, quello del PDL, cioè Donatello Borracci e Francesco Carucci, che ci rappresentano in quella commissione, hanno presentato un emendamento e quindi vedremo come andrà a finire in merito. In quale commissione? Commissione bilancio, ovviamente. Per i terreni agricoli. Noi battevamo i pugni perché ci sembrava un'ennesima presa per i fondelli. Siccome non siamo abituati nella vita a farci prendere in giro, avevamo chiesto, ovviamente per quello che spetta alla politica, al sindaco e alla giunta, come gesto di scuse politiche, come gesto di assunzione di responsabilità rispetto a una promessa che era stata del tutto paventata agli elettori e poi ringoiata, avevamo chiesto di esprimersi pubblicamente rinunciando alle proprie indennità di carica, azzerando l'indennità di funzione e stornando questo denaro, che si aggirava intorno ai 70.000 euro, all'aliquota dell'IMU riguardante la prima casa. Questa richiesta è rivolta a chi in particolare? Gettone di presenza e stipendio degli assessori e del sindaco? Oppure solo No, a... chiaramente l'avevamo fatta al sindaco e alla giunta. È chiaro che si sarebbe arrivati poi alla rinuncia da parte di tutti, anche del gettone di presenza di quelli dell'opposizione, se si fosse avuto un comportamento, diciamo così, responsabile e non da rissa di bottega da parte della maggioranza, che ovviamente quando si toccano questi argomenti il portafoglio è sempre argomento A scottante. quanto ammonta un gettone di presenza? Un gettone di presenza non lo so quanto ammonta. Beh, va bene, Guarda, andiamo. può ammontare, non lo so, da 5 a 50 euro lo potevamo rinunciare comunque. Non è niente. Un consigliere comunale, tenete presente che all'anno potrà percepire 300-400 euro di gettoni di presenza all'anno, quindi non è una rinuncia che comporta l'impoverimento del consigliere comunale. E visto che era stata raccontata questa bugia, avevamo chiesto di azzerarsi le indennità di funzione e stornarle all'IMU. Un punto dell'IMU chiaramente non poteva essere coperto perché un punto dell'IMU nel nostro comune sono 120.000 euro circa. 70.000 euro sono poco più della metà.
Quindi potevamo coprire lo 0,50, ma indipendentemente era dare il segnale al cittadino che alla promessa stiamo sopperendo con questo, tagliandoci le indennità, gli stipendi che prendiamo gli amministratori politici, per dirla in soldoni, comunicativamente parlando. Scusa se ti interrompo, parli di taglio o di eliminare completamente lo stipendio? No, no, attenzione. L'azzeramento delle funzioni comporta di fatto che l'amministratore non percepisca lo stipendio, tra virgolette, non Allora, percepisca l'indennità. rinuncia allora. È chiaro, una sorta di rinuncia. Bene, per l'anno 2012 ovviamente. Alla indennità, poi quella è una cosa che per la quale si procede di anno in anno, è chiaro? Alla rinuncia. Perché ope legis, per il dettato della legge, all'amministratore spetta, ha il diritto di percepire l'indennità di carica. Bene, in consiglio comunale successe che è stata data, e per questo ti ho chiamato, una soluzione tecnica ad un problema che, come si sono poi espressi alcuni stessi funzionari del comune, ha un problema squisitamente politico. Insomma, mi veniva detto che, come è giusto, questa è la stenotipia di quel consiglio comunale, è un diritto soggettivo ed è una spesa dovuta quella da dare. Mi sembra E mi logico. sembra logico. Io chiedevo, quindi, se gli assessori e il sindaco rinunciano agli stipendi, è possibile coprire quella parte di aliquota che chiediamo noi? Passando un altro capitolo, È ovviamente. chiaro, ognuno dovrebbe rinunciare per la sua quota, mi veniva risposto. Va bene? Bene. Poi mi veniva risposto ancora, a quel punto ci taglierebbero i trasferimenti. Cioè, cosa sono questi trasferimenti? Un attimo. Poi ho detto, formulo in maniera chiara la domanda, se gli assessori e il sindaco rinunciano alle loro indennità, si possono inserire in questa situazione dell'IMU, tanto per essere spiccioli e non perderci nel latinorum delle leggi, quindi rinunciando al loro diritto soggettivo di recepire quell'indennità? Se non ce li tagliano, sì. Bene. Poi mi viene detto, subito dopo tutti gli sproloqui di chi ovviamente di tagliarsi lo stipendio e di azzerarsi lo stipendio non ne voleva sapere, mi viene detto che questo diritto soggettivo di percepire lo stipendio, anche laddove si verificasse la rinuncia, non comporta automaticamente lo spostamento di quelle somme dai capitoli di bilancio previsti per le indennità ad altri capitoli di bilancio. Perché quelle somme, laddove la giunta e il sindaco decidessero di rinunciare alle loro indennità e laddove i consiglieri rinunciassero alle loro indennità, sarà oggetto di un taglio che non porterà più l'amministrazione e il comune di Palagiano all'utilizzo di quelle somme, che di fatto vengono tagliate per nessun altro intervento. Cioè, praticamente dove andrebbero a finire queste somme? Esatto. Se le incamererebbe lo Stato? Qui nascono, esatto, una risposta. Ti sto rispondendo. Qui nascono i problemi di Ciccio Serra, di Aldo Marangione, di Francesco Mancini, che insieme a me sottoscrissero quell'emendamento. Relativi a che cosa? Al rispetto non di Francesco Serra, il cui emendamento fu ritenuto inammissibile in Consiglio Comunale, ma dei cittadini che Francesco Serra rappresenta, nonché dell'intelligenza di quei cittadini. Perché farsi scudo dei tecnici per non rispondere politicamente al fatto che lo stipendio non me lo voglio tagliare è una cosa bruttissima in politica. È una cosa bruttissima. Ciccio Serra, che come si dice nel nostro paese è curte malacavete, E piccino, e è creatura creatura. pure, che cosa fa? Si va ad informare.
perché non pretende di essere il solone della legislazione italiana. E andandosi ad informare rimane scioccato. Ma ti sei ripreso comunque. Beh sì, mo mi sono ripreso, mo mi sente forte, capito? Perché il comune di Viterbo, che ha quasi il doppio degli abitanti del comune di Palagiano, e nella cui pianta organica dei funzionari non penso ci siano tutti ignoranti, nel comune di Viterbo sindaco e assessori rinunciano all'indennità di carica 2012, stornandola. L'importo verrà recuperato per andare a abbassare l'IMU che grava sulle spalle dei cittadini. Stessa cosa fa il comune di Oriolo Romano, stessa cosa fa il comune di Tollo ed altri comuni. Ciccio Serra cosa fa? Chiama il comune di Viterbo. Al presentare di questa stenotipia, cioè il fatto che le somme, se gli amministratori rinunciano, come mi viene risposto in consiglio comunale, se gli amministratori esercitano il loro diritto soggettivo di rinunciare all'indennità, l'indennità ritorna allo Stato. Cosa ti hanno risposto? Diritto creativo. Diritto creativo. Non contento. Ciccio Serra si gira 19 comuni della provincia di Taranto, chiedendo a segretari comunali e a dirigenti degli affari economico-finanziari. Bene, i cittadini di Palagiano devono sapere che quell'emendamento Ciccio Serra l'avrebbe potuto fare in 19 comuni, non ho chiesto negli altri per carità di patria. Ho chiesto solo al comune di Brindisi, che non fosse la nostra provincia, a Viterbo. 19 comuni che non elencherò, sempre per carità di patria, perché i funzionari mi hanno ovviamente redarguito dal farlo. In questi comuni, la larghissima parte della provincia di Taranto, il mio emendamento sarebbe stato accolto perché doveva essere bocciato dal Consiglio Comunale. Nessun comune ha avuto dei Un attimo, un dubbi. attimo. O quantomeno il tecnico presente doveva chiedere agli amministratori la rinuncia esplicita alla indennità e si poteva tranquillamente poi stornare quell'indennità dal capitolo relativo alla spesa per la giunta Non per gli è amministratori. capitolo A IMU. quello dell'IMU o anche a quello dei servizi sociali o anche a un qualsiasi altro capitolo, perché è prevedibilissimo dalla legge e nessuna spending review, nessun fondo di riequilibrio ce lo potrà mai tagliare, come hanno confermato 19 segretari comunali, di cui alcuni di comuni grandi. Allora, per rispetto dell'intelligenza dei cittadini che hanno visto il video di quel consiglio Consiglio. comunale, preciso che in quel momento è stata data una soluzione di comodo tecnica ad una non volontà politica. Cioè la non volontà di rinunciare allo stipendio è stata presentata come inammissibilità tecnica. Perché, torno a ripetere, non è vero che non è possibile rinunciare alla indennità di funzione stornandola all'IMU, stornandola a qualsiasi altro capitolo di bilancio. Dopo, se mi sarà chiesto nel prossimo Consiglio Comunale, Affronterai questo argomento? delucidazioni, farò anche i nomi dei comuni della provincia di Taranto dove mi sono recato, anche molto vicini a noi. Vabbè, ti hanno detto di non fare i nomi. Mi hanno chiesto di non fare i nomi. Insomma. Mi hanno chiesto di non fare i nomi, però mi hanno detto che sostenere la tesi che se l'amministratore rinuncia allo stipendio,
viene tagliato o che è impossibile che l'amministratore rinunci alla indennità di funzione perché la legge glielo consente, è diritto creativo, che era il dubbio che mi era venuto in consiglio comunale. Poi possiamo discutere sulla opportunità dell'emendamento o meno. Possiamo discutere teoricamente sul fatto che il politico possa percepire lo stipendio o no, ma non è in discussione questo. Avevamo chiesto che, a fronte di una promessa non mantenuta, per l'anno 2012 si disponesse questa sorta, tra virgolette, di pegno morale pagato da chi amministra e anche dagli altri politici nei confronti dei cittadini, alleggerendoli anche di quello 0,50, poco ma simbolico, che grava sull'IMU relativo alla prima casa. Allora il vostro gruppo rifarà questa richiesta? Adesso il mio gruppo non lo può più fare questo. Perché avete accettato il fondo comune? No, perché abbiamo accettato il fondo comune, perché si poteva fare nella seduta di bilancio di previsione, chiaro, in sede di bilancio di previsione. Ci sono stati anche segretari comunali che mi hanno consigliato di farla come variazione di bilancio al riequilibrio. In ogni caso, forse è meglio che ci esprimiamo pubblicamente e, se dobbiamo essere ancora una volta presi in giro, ci stiamo zitti, però è logico che i cittadini devono sapere la verità per quanto ci riguarda. Devono sapere, cioè, che in tutta Italia si possono fare le cose che non si possono fare a Palangiano, perché questa è la verità dei fatti. E bisognava chiedere quel giorno, non dire consigliere Serra l'emendamento è inammissibile, bisognava rivolgersi non al consigliere Serra ma al sindaco e alla giunta e dire: mi mettete ora per iscritto in consiglio comunale che rinunciate alle indennità in modo che io possa gestirle per questa situazione dell'IMU? Quella era la domanda che bisognava fare. Quella era la domanda che bisognava fare. Una delle accuse che vi viene rivolta è quella di non essere proprio stati convinti di questa proposta, tanto che voi l'avete presentata nel turno di ballottaggio. Ora, se voi ci credevate fermamente, perché non presentarla al primo turno? No. Innanzitutto tengo a precisare che io già durante l'inizio della mia campagna elettorale mi sono anche pubblicamente sui giornali, per quello che riguardava la indennità del sindaco, espresso sulla volontà non di gestirla per utilizzi e scopi privati, ma di gestirla per qualcosa che fosse pubblico. Mi ricordo che ho fatto anche un'intervista con la signora Ricciardi e mi espressi in questo senso. Per quanto riguardava l'IMU, visto che anche il dottor Tarasco ci era espresso in questo senso, io avevo proposto, a differenza del dottor Tarasco, in consiglio comunale, che tagliando l'IMU avrei però coperto parte chiaramente di quelle spese, eliminando le spese di staff e di indennità a tutti gli amministratori. Le carte sono lì a dimostrarlo. Le carte sono lì a dimostrarlo. Io non avevo lanciato proclami nel vuoto, avevo lanciato proclami che avevano una loro fondatezza. Gestione rifiuti. Sulla gestione dei rifiuti è chiaro che ci stiamo trovando nella situazione del cane che si morde la coda, perché io su questo mi sono più volte espresso anche in campagna elettorale, allo scorso consiglio comunale. È diventata una situazione ingestibile. Era, di più, era ricorrente nei tuoi comizi, me lo ricordo, il fatto della di più, gestione dei rifiuti. Di più. Ci sono comuni dove già da tempo, verso la ditta che gestisce la raccolta dei rifiuti, hanno agito attraverso sanzioni, va bene? Ma la mia paura
Ecco perché noi come gruppo di Palagiano nel Cuore abbiamo richiesto un consiglio monotematico. È che dopo un periodo di iperlassivismo, perché la ditta che gestisce i rifiuti non l'ha vinto adesso l'appalto, l'ha vinto anche quando qualcuno in campagna elettorale lo presentava come superlativo. Ebbene, se la raccolta differenziata a Palagiano deve raggiungere il 50%, ma deve diventare un immondezzaio, è chiaro che la dobbiamo rivedere. Nonostante le bellissime cifre, dietro i numeri si nasconde la vita della gente, c'è la vita della gente. E purtroppo abbiamo preso soluzioni tardive. Noi abbiamo chiesto a tutti i gruppi consiliari di aderire alla sottoscrizione per l'indizione del Consiglio Comunale monotematico per affrontare il problema dei rifiuti, dove dobbiamo discuterne tutti, perché non è nemmeno corretto nei confronti, e io ho detto peste e corna in campagna elettorale dell'azienda che gestisce, della ditta che gestisce i rifiuti, non è nemmeno corretto nei confronti dell'azienda non dare possibilità di spiegare a che cosa sono dovuti questi problemi, a che cosa sono dovuti questi ritardi, queste lacune. È chiaro? Quindi in Consiglio Comunale potranno tutti dire la loro. Sarei felice di invitare anche l'amministratore della Tecnoservice, così possiamo, erga omnes, con la presenza di tutti i cittadini, non fare la finta tirata di orecchie della diffida che è stata fatta dall'amministrazione. È chiaro, per, come dire, quella è una lavata di faccia per far vedere che ci stiamo muovendo, così in generale. A cosa ti stai riferendo in particolare? Beh, aspettare tutto questo tempo per fare la tiratina di orecchie come il bighellone che non è andato a scuola alla ditta che gestisce i rifiuti, è chiaro che è, come si dice nel nostro paese, una pezza a colore. Allora, o ci si siede e si battono i pugni per risolvere i problemi insieme alla ditta, perché il capitolato e perché ormai l'appalto la ditta l'ha vinto, quindi bisogna andare avanti e non arrivare a soluzioni di comodo come quella che secondo me è stata quella della diffida, facendo passare adesso per buono chi amministra e per brutto chi gestisce la ditta. Non è così, a parte che il PD amministrava quando è stato firmato quel capitolato d'appalto. Componenti di altri partiti minori amministravano quando erano ancora maggioranza quando fu firmato quel capitolato d'appalto, fu istituito quel capitolato d'appalto. E torno a ripetere ancora, e allora? Che quel capitolato d'appalto è un qualcosa che a Palagiano fa male. 9 anni. La mia paura è un'altra, la dirò anche in consiglio comunale. Il prossimo. Quello monotematico, sì. Ah, è quello che si dovrebbe convocare. La mia paura è che a fronte di un fallimento della raccolta differenziata, generalizzato, dovuto, non lo so, ce lo spiegherà la ditta che cosa, non spetta a noi politici, ho paura che si torni o si voglia tornare ai cassonetti, a metodi precedenti, pagando lo stesso il 1.600.000 euro come se la ditta stesse facendo la differenziata, cosa che prevede il capitolato d'appalto. Se questo avverrà, vorrà dire che veramente andremo girando a Palagiano veramente come unico comune in tutta Italia dove succedono queste, che a dir poco sono anomalie amministrative. Ma voi siete favorevoli al porta a porta? Dunque, io più volte in campagna elettorale ho affrontato questo argomento, perché era cosa ricorrente nelle case dei cittadini questa preoccupazione per la differenziata. La differenziata bisogna farla, è segno di civiltà, non, a parte segno di civiltà, ma ci beccheremo pure le sanzioni dall'Europa a voler fare i teppistelli della situazione. Bene, quindi la differenziata bisogna farla. Il problema è trovare la soluzione giusta per differenziare bene tutti.
per differenziare bene tutti, perché il vecchietto che si sta mettendo con la santa pazienza a differenziare e poi si trova la pila dei bidoni, il muro di Berlino dei bidoni di fronte casa, dopo 3 giorni che ce l'ha, torna ad andare a buttare le cose come le buttava prima, quando anche non fa, non commette illeciti penali buttandole nelle cunette, buttandole fuori paese. Secondo te quali sono i punti più critici di questo capitolato, escludendo ovviamente quello che sta accadendo in questi giorni, ma i punti più critici? No, io posso dire come io avevo analizzato con un ingegnere ambientale la differenziata dell'Università di Lecce. L'avevo analizzata nei termini che seguono. Un comune che non è mai stato abituato alla differenziata non può differenziare facendo sparire i cassonetti dalla sera alla mattina. Sarebbe stato opportuno partire facendo la differenziata di determinate sostanze, di determinati rifiuti, mantenendo però, o anche come la si sta facendo, ma almeno mantenendo i cassonetti grandi dell'organico per strada, perché non è possibile farla così. Io mi sono informato, ci sono tanti comuni dell'Emilia Romagna dove si fa comunque la differenziata ma stradale, con le buste, con i codici a barre che si buttano, e poi ovviamente più sprechi, più butti, più ti viene di ritorno a livello di tasse, no? Di TIA o TARSU. Un po' come accadeva prima portando i rifiuti all'isola ecologica. Sì, c'era, però pesa. Un conto è portarli all'isola ecologica, un conto è avere il cassonetto vicino a casa che smarchi e butti. Sì, sì, dico in modo simile. Chiaro, perché il vero vulnus, il vero problema, secondo me, di questa cosa, come anche tu sai e come i cittadini sanno, non è il problema che i cittadini non vogliono differenziare, ma il problema è tenersi 3, 4, 5, dopo gli ultimi accadimenti, giorni in casa, l'immondizia. Quello è il vulnus. Il cittadino non è che non vuole differenziare. Ci stanno pure i porci, ovviamente, dappertutto, è chiaro. Non siamo tutti buoni. E quelli è giusto che si becchino pure le multe. Ma il cittadino di Valaggiano, la maggior parte della cittadinanza, non è che non vuole differenziare, ma non vuole, vuole differenziare, però non è che differenzia e c'ha comunque l'immondezzaio vicino a casa. Quindi sarebbe meglio che, come uno l'accumula il pattume, lo va a conferire smarcando la busta e gettandola nel contenitore. Mi sembra un metodo più fattibile per un comune come Palagiano. A parte che io vorrei sapere dove è stata fatta questa massiccia campagna di sensibilizzazione alla differenziata a Palagiano, che era appalto. La vorrei capire. Questa è una domanda che mi porterò fino alla tomba, forse. Nel caso il gruppo di maggioranza non accettasse questa convocazione di un consiglio monotematico, avete la faremmo lo stesso, perché c'è bisogno comunque di un quinto dei consiglieri per convocare il consiglio monotematico. Nel caso nessuno voglia, ma mi auguro per loro e per i cittadini di Palagiano, per la faccia loro e per i cittadini, sono persone che hanno comunque su questo tema si sono sempre dimostrate non scavezzacollo, e anche la maggioranza, devo dire la verità. Quindi mi auguro che ci sia l'adesione di tutti. Se così non ci fosse, basta un quinto, quindi andremo avanti come opposizione, convocheremo il Consiglio Comunale straordinario. Perché non approfitti di questo video per lanciare un appello proprio al sindaco Tarasco? Sì, io approfitto anche di questo video per dire al sindaco che anche su questo, come per il piano triennale delle opere pubbliche che abbiamo votato in Consiglio Comunale, in Commissione, ci può essere la mano tesa dell'opposizione. Perché anche questo problema, quello della nettezza urbana, non è un problema che deve essere soggetto a speculazioni politiche, ma deve essere soggetto a civiltà. È interesse di tutti. Quindi stringiamoci la mano, mettiamoci spalla a spalla e lavoriamo per trovare delle risoluzioni serie per questo paese.
Le diffide servono fino a un certo punto. Bisogna trovare soluzioni serie con la ditta, perché solo la ditta ci può dire i problemi che sta attraversando e come poterli risolvere. Il politico deve fare da raccordo a questo, tra i problemi dei cittadini e la ditta che sta fornendo il servizio. Ciccio, all'inizio di questa intervista hai detto una breve intervista, intanto non te ne sei accorto, abbiamo superato la mezz'ora di Lucia Annunziata. Molto oltre i tempi televisivi. Ma perché è piacevole, la ragione che te, capito? Vabbè, ti ringrazio. E allora vediamo un po' la domanda che molti si stanno ponendo. Consiglio comunale, come accennato all'inizio di questa intervista, ci siamo riservati un colpettino alla fine, cioè i rapporti o feeling per alcuni fra i tre Monelli e l'opposizione, visto anche quello che è accaduto nelle commissioni. Allora, da premettere una cosa, che io non mi sento di combattere per nessun esercito, tranne che per quello mio del centrodestra, chiaramente. Però devo dire una cosa, i tre Monelli, tu hai fatto un articolo dove giustamente l'hai sottesa questa cosa, hai fatto bene. I tre Monelli, riferimento alle commissioni che hai appena citato, i tre Monelli non erano proprio tre di numero, quindi diciamo che erano più Monelli. Beh, cerchiamo di essere più chiari. Con questo... Erano quattro Monelli. Ah, i tre Monelli erano quattro Monelli. Ma io ne conosco tre, però. Cioè, lo so. Lippolis, La Tagliata e Tagarella. Chi è il quarto? Il quarto è... te l'hanno suggerito quelli, dove lo devi andare a trovare. Noi siamo sei presidenti di commissione, cinque riconducibili, il sesto trovatelo. Ma al di là di questa cosa qua, il feeling dipende. Io concepisco il feeling politico, politicamente parlando. Ma di politica stiamo parlando. Chiaramente. Mica un feeling sessuale. No, anche perché, anche volendo, sono più brutto dei tre, quindi non è così. No, semplicemente volevo sottolineare che noi, io almeno parlo per quanto riguarda la mia visione. C'è chi ha detto che si presta la spalla, si presta il fianco a cavalcare le battaglie o meno di questi tre consiglieri ai quali sono state tolte le deleghe. Io innanzitutto ritengo una cosa che anche tu penso condividerai. Fesso chi non le cavalca i problemi degli altri in politica, innanzitutto, primo. Secondo, ritengo un'altra cosa ancora più pragmatica. Se su cose delle quali, su questioni delle quali siamo d'accordo anche con queste tre persone, riguardano il bene della cittadinanza, riguardano provvedimenti che possono far bene a Palagiano, riguardano sottolineature che possono far bene a questa comunità, io sinceramente non mi precludo i rapporti politici con nessuno. Ho appena detto che abbiamo votato il piano triennale delle opere pubbliche, quindi di fatto abbiamo teso tra l'altro una mano quel giorno alla maggioranza. Non vedo perché, se su alcuni temi possiamo essere d'accordo con questi tre consiglieri di API Alternativa per Palagiano, non possiamo condividere delle battaglie che sinceramente ci riserviamo di dirimere se possono essere giuste o sbagliate a seconda dei casi. Poi Monelli o meno, vediamo. Una cosa è certa, che la vicenda continuerà, sarà frastagliata, presumo. Ci sarà, presumo, un rapporto di odi e tamo, no? Anche se adesso ho saputo che è più di odi che di amo. Però vedremo. Andiamo avanti sempre nella interesse dei cittadini. Io credo che quello deve essere il cardine del fare politica, anche perché quando poi i cittadini si accorgono che non vuoi fare l'interesse loro ma il tuo, arrivano le batoste elettorali. Fai una previsione. Vai. Sul futuro dei tre Monelli.
una previsione. Sì. Io non so se. Però a breve periodo, però, eh. A breve? A breve periodo, una previsione sul futuro. A breve, secondo me, rimangono così, minoranza. In minoranza, o quantomeno nel limbo, diciamo così, perché non almeno voci di corridoio, si direbbe in Parlamento, nel transatlantico si dice che in maggioranza non siano più persone gradite, almeno questo mi hanno detto alcuni, poi non so, quindi adesso si trovano in questa collocazione, anche se all'opposizione li vedrei bene, la sanno fare bene anche l'opposizione, eh? Ufuschetto usabune cacche buone. Vabbè, allora lanci questo messaggio, allora, di richiamo. Richiamo, diciamo che, l'ho detto prima, se c'è una convergenza di vedute si può tranquillamente camminare insieme, assolutamente. Io non sono mai in politica, come nella vita, mai essere preclusi verso nessuno e avere atteggiamenti di superiorità morale verso nessuno, anche perché poi il tempo è quello che sempre decide, quindi andiamo avanti e vedremo come si metterà la situazione.